Buongiorno a tutti. Oggi volevo condividere la mia scelta rispetto a cosa fare in questo mese di attesa prima di forse giocare a Cyberpunk 2077. Dato che siamo in lockdown, chi più chi meno in Italia, e abbiamo anche molto tempo libero probabilmente, mi è venuta questa insana idea di iscrivermi a Ubisoft Connect, nuovo nome di Ubisoft Plus o qualcosa del genere, per poter giocare o almeno provare, perché non so se li finirò, probabilmente no, sia Watch Dogs Legion che Assassin's Creed Valhalla. Nel video vi spiegherò il perché l'ho fatto e magari mi direte anche voi qual è la vostra idea a proposito. Cominciamo col dire che Ubisoft Connect è sostanzialmente la versione di Ubisoft del Game Pass di Xbox, quindi una sorta di Netflix del videogioco, un catalogo dove voi non possedete nessun gioco, ma potete usufruirne, giocarli, finirli, finché chiaramente pagate l'abbonamento. In linea di massima, l'abbonamento di Xbox Pass è migliore, secondo me, c'è molta più varietà e anche molti più giochi e costa anche di meno, insomma è migliore, sia che ci giochiate su Xbox che su PC, ma nel caso specifico di Ubisoft Connect c'erano appunto questi due giochi nuovissimi, uno uscito a fine mese scorso, uno in realtà che deve ancora uscire nel momento in cui registro il video, e dato che il costo di un mese è di circa 15 euro, mi sono detto, beh, alla fine sono 7 euro a gioco, e anzi direi tutto il catalogo di Ubisoft in questo caso, quindi magari se non mi piacciono nessuno di due giochi comunque avrei altri giochi da poter provare in questo mese. Per 15 euro ci sta. Infatti l'offerta di Ubisoft Connect di fatto è tutto il catalogo di Ubisoft, sia dei giochi da loro sviluppati che da loro pubblicati. Abbiamo anche i vari giochi extra tipo Rainbow Six Siege o altri, The Division, che non sono sviluppati da Ubisoft internamente. Il catalogo è circa 100 giochi, però come vi ho detto, in valore assoluto preferisco quello Xbox. Per un periodo limitato di tempo, secondo me comunque sono da tenere d'occhio, perché nel caso voi aveste del tempo libero, parecchio tempo libero, quindi un mese magari da dedicare intensamente, potreste riuscire a finire anche 2-3 giochi in un mese. I giochi inoltre sono disponibili nella loro versione Ultimate, nel caso ci fosse del gioco, quindi con tutti i DLC disponibili e tutti i bonus possibili e immaginabili. Diciamo che se voi aspettate Cyberpunk 2077 per il 10 dicembre e avete molto tempo libero in questo mese, potrebbe essere una buona idea investire questi 15 euro. Questo è stato il mio ragionamento, magari prossimamente vi darò anche una mia opinione su questi giochi che giocherò. Su Legion in realtà già ci ho giocato qualche ora e non è che abbia grandi cose da dire, nel senso che mi sembra il solito gioco di Ubisoft, con molte idee carine ma con una realizzazione tecnica abbastanza mediocre. Valhalla sembra, almeno così, dai video non giocati personalmente, un nuovo copia e incolla dei precedenti Assassin's Creed, forse meno parametrico, quindi non ci sono i livelli, quindi forse sarà più action, comunque anche quello lo proverò, per l'appunto per 15 euro e tutta una libreria per un mese ci sta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi della mia idea. E magari scrivetemi se avete qualche gioco interessante che giocherete in questo mese di attesa, aspettando Cyberpunk 2077. Ci vediamo alla prossima, una buona giornata.